Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, benvenuti all'appuntamento numero 10 con Palla a Volée. Buonasera a tutti e soprattutto ai nostri ospiti. Con molto piacere festeggiamo il passaggio ai quarti di finale dell'Abba Pineto, che ha battuto nettamente la Versa in gara 3. E approfitto per salutare Dario Daroit. Buonasera Dario, che è il team manager del Pineto. Dario, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io lo so che stai arrabbiato perché gli altri stanno mangiando la pizza e tu no, però adesso sopportaci perché siamo in diretta e quindi a quest'ora l'appetito ce l'ha anche il conduttore. E approfitto per salutare con molto piacere un dirigente, ma della Sieco Service in Paio d'Ortona, perché poi per il Pineto ci collegheremo a più riprese con i vari protagonisti. Qualcuno in sottofondo ti sta dando fastidio, Dario, si sente. Angelo Paris, benvenuto. Buonasera Sergio. Benvenuto anche all'ospite del Pineto. Io dico sempre, presidente storico della pallavolo ortonese, ma anche abruzzese a questo punto, giusto Angelo? Storico tu... non è, passano gli anni, quindi non è un bel termine, però lo accettiamo. Lo accettiamo inevitabilmente, come accettiamo un doveroso saluto speciale che devo fare io a Daniela per modi e grazia, a Pasqualino per competenze ed educazione, a Massimiliano per gentilezza. Saluto, è il caso di dire, dato tutto d'un fiat. E loro capiscono. E allora noi ripartiamo dal Pineto rapidissimamente, poi parleremo con uno scorcio di trasmissione della Sieco Service in Paio d'Ortona, che purtroppo proprio ai quarti è stata eliminata la squadra ortonese che rappresentava l'Abruzzo in A2 maschile dal Siena, che tra l'altro stasera stava perdendo clamorosamente da un Brescia che ha eliminato addirittura il Bergamo. Quello che sta succedendo nella pallavolo quest'anno tra 2 a 3 è incredibile. È incredibile anche come questa formazione, Dario Daroit, ascolta con attenzione, sappia subire una metamorfosi in maniera addirittura antitetica, cioè da un polo sud al polo nord, dal polo nord al polo sud. È una squadra indecifrabile. Quando gioca bene non guarda in faccia a nessuno, come ha fatto in gara 3 stasera, vincendo 3-0 a 12, 14-16. Dario, ho detto una cosa che non va, ho esagerato oppure è così? Ma penso che ogni partita sia una partita a sé. Noi abbiamo giocato una brutta gara ad Aversa, loro hanno giocato una gara importante in battuta, ci hanno messo in difficoltà in un palazzetto complicato, molto grande, con pochi punti di riferimento. È chiaro che giocare anche senza pubblico, comunque tra le mura amiche, per noi è importante. Quella di stasera è stata una prestazione particolarmente grande da parte di tutti, perché abbiamo avuto atleti come Elze che ha attaccato col 100%, ma soprattutto c'era nel gruppo la volontà di fare qualcosa di importante per non abbandonare una stagione che è stata comunque caratterizzata da tanti momenti importanti, anche da un momento difficile con le 3 sconfitte, ma a dimostrazione che il gruppo c'è e si sta allenando in una determinata maniera, lo ha dimostrato stasera vincendo una partita senza dare alla Versa nessun tipo di possibilità e non facendoci mettere in difficoltà in nessun fondamentale, perché comunque abbiamo avuto la partita sempre in mano, l'abbiamo dominata in lungo e in largo, a dimostrazione di, come dici tu, che questa è una squadra che quando vuole giocare la pallavolo, che sa giocare, è una squadra che può dare grandi, grandi fastidi a tutti e grandi soddisfazioni alla società, al presidente e a tutti noi sostanzialmente. Dario, tu resta ancora lì, magari dai un morso alla pizza di Forese mentre si distrae e noi ci trasferiamo sul campo ortonese, perché questo è soltanto un approccio. Torneremo a parlare con te perché tra l'altro ti esprimi molto bene e hai sintetizzato giornalisticamente in modo impeccabile quello che è successo stasera, perché la partita l'ho seguita anch'io. Poi però noi ci collegheremo anche con il tuo collega Massimo Forese, il direttore sportivo, con il presidente Guido Abbondanza intorno alle 22, ma anche col capitano, che questa sera è tornato in smagliante forma, per Paolo Partenio, quel Partenio che invece ad Aversa aveva giocato non bene, usiamo questo termine così, questa definizione, per non dire una serata storta, ci può stare, a tal punto che era subentrato un buon Catone, Mattia Catone, che ha fatto la sua bella figura. Stasera abbiamo ritrovato il miglior Pierpaolo Partenio, che è un giocatore di altissimo livello, che io stimo tantissimo e voi lo sapete. Sei d'accordo con me?
grande partenio stasera? Sì, sì, sono d'accordo. Questa sera la distribuzione è stata sicuramente buona. Ricordiamoci che comunque quando un palleggiatore si trova ad avere una batteria di attaccanti nelle condizioni che c'erano stasera, tra Morelli, lo stesso Cattaneo, sicuramente il compito è semplificato nelle scelte, perché comunque ricordiamoci che i terminali d'attacco nostri stasera sono stati straordinari, quindi comunque le scelte sicuramente azzeccato, però ovviamente giocare con tre giocatori, quattro a questi livelli sicuramente aiuta molto il palleggiatore, qualunque esso sia, in qualsiasi categoria, questa è la pallavolo d'altronde. Certo, hai detto una cosa sacrosanta. Io adesso, visto che mi hai dato questa assist, passo la parola al nostro Angelo Paris. Eccolo qua, Angelo, se Pineto festeggia, Ortona rumoreggia. Dai, facciamo questa battuta in rima, perché purtroppo la sconfitta con il Siena, che ci poteva stare, era preventivata anche, lascia tanto amaro in bocca, soprattutto per come è il punto d'arrivo di una stagione di livello altissimo, perché secondo me l'Ortona si è superata anche con le seconde linee, forse ancor più con le seconde linee, perché sono state veramente delle sorprese. Felice Sette, mi viene in mente lui, ma anche lo stesso Dario Carelli, Michele Marinelli, veramente bravi in maniera insospettata e insospettabile. Una stagione eccezionale, molto positiva, però purtroppo senza risultati finali, perché siete stati primi al comando per lungo tempo in avvio di stagione, avete sciupato quella grande occasione della Coppa Italia che avreste potuto anche raggiungere per una finale contro il Bergamo, che chissà come sarebbe andato a finire, e poi anche quel piazzamento che non è stato, diciamo così, fortunato, perché l'ultima partita si è perso con il Castellana Grotte, si poteva vincere e giocare poi tutto il resto magari in casa in posizione, diciamo, di favore rispetto a un calendario che invece poi vi ha condannati, vi ha relegati al quinto posto anziché al terzo posto. Peccato davvero. Angelo, tanti rimpianti. Sì, ma prima di tutto consentimi di fare i complimenti al Pineto, un'altra realtà pallavolistica abruzzese. Raggiungere i quarti in A3 non era un risultato scontato, facile, quindi voglio fare i miei complimenti agli amici di Pineto per aver raggiunto questo obiettivo, sperando che possano ancora andare avanti. Detto questo, sì, però io ritengo che globalmente quella della Seco Service in Pavia d'Ortona sia stata una stagione tra mille difficoltà. Quest'anno sappiamo tutti la storia del Covid, gli infortuni di lunga degenza, prima dell'Ucraino, poi l'infortunio di, nella parte decisiva del campionato, l'infortunio di dell'alto schiacciatore, Cantagalli, il Covid. Abbiamo vissuto delle settimane veramente brutte, allenamenti con tre persone, palazzetto chiuso. Certo, questo è successo anche alle altre società, però questo c'ha, nonostante tutte queste difficoltà, mai come quest'anno io ho visto un gruppo coeso, compatto, e uno staff tecnico di concerto con gli atleti che hanno veramente dato tutto. Per rimpianto, come giustamente hai detto tu, io, il mio grande rimpianto, se vogliamo usare questo termine in ambito sportivo, è l'ultima partita col Castellana Grotte, perché quella era una partita dove noi è vero. Avremmo dovuto vincere, perché avevamo tutto per farlo. Il Castellana Grotte era una squadra che non aveva a quel punto grossi obiettivi di classifica, e quello per me è stato il vero rimpianto, perché probabilmente vincendo quella partita saremmo partiti nei quarti con una posizione diversa, terzo posto, e può darsi arrivati, che giusto? E adesso sì, però il risultato bisogna accettarlo, e non dimentichiamo che pure a Siena nella partita di andata siamo stati lì per vincerla, vero. L'abbiamo persa solo al tie break. Questa dimostrazione che la squadra quest'anno io non la ritengo un'annata deludente, anzi, calcolando tutto, per me è stata una grande annata. E giustamente, come hai detto tu, si sono messi in luce dei ragazzi poco conosciuti, come Marinelli, come Felice Sette, come lo splendido atleta di Bitonto, che veramente hanno dato una grande rivelazione. Sì. Sì, è due anni che veramente Dario, io lo amo sportivamente col cuore, perché mi dà l'idea di un giocatore che ha fame, che ha sofferto nei campi minori,
questa opportunità che gli ha dato la Secco Service in Pave d'Ortona, lui l'ha sfruttata al meglio, e questa è la dimostrazione che a volte, dove non arriva la tecnica, il carattere, la determinazione, la fame agonistica, può far arrivare un giocatore a certi livelli. C'è stato anche dignitosamente a certi livelli, sostituendo un giocatore del calibro dell'Ucraina, che praticamente ha giocato pochissimo. Sì, tra l'altro quando è rientrato ha fatto anche bene, cioè nello scorcio finale di stagione Shavrak ha dato il suo contributo anche a Siena nella partita persa 3-2, purtroppo anche lì proprio sul fil di lana, se ricordo bene 15-13, ma anche a Ortona nelle immagini che abbiamo visto montate da Roberto Scaricaciottero, che ringrazio, avete perso 3-0 ma a 21-21-23 lottando fino alla fine. Ancora col problema di Cantagalli che non ha giocato i primi due set, lo ha lanciato Nunzio alla fine, insomma nel terzo set, come dire vai, ormai insomma quello che si può fare si faccia fino in fondo, e in effetti la squadra ha rischiato anche di vincere quel set. Quindi veramente sì, i rimpianti sono più grandi di tutto il resto, anche forse di talune delusioni di alcune partite che potevate vincere e non l'avete fatto, magari qualche piccolo inciampo c'è stato, però anche risultati clamorosi, come mi viene in mente sempre quella partita in trasferta a Taranto contro il Prisma, che, dove ha giocato Pesaro schiacciatore, hai giocato tu pure mi sembra, quindi sì, sì. Ci mancava però solo questo, eppure per un attimo non avete addirittura sbancato anche altri campi difficili. Peccato davvero, peccato, ma soprattutto il rimpianto, lo diceva anche Nunzio quando è stato ospite qui, Nunzio Lanci, soprattutto quello che rimane, che amareggia di più, è la fuoriuscita dalle semifinali della Coppa Italia, perché lì magari sarebbe stato bello arrivare fino in fondo e confrontarsi con quel Bergamo che clamorosamente, dopo aver vinto tanto durante il campionato, è stato eliminato nel derbissimo contro il Brescia di Cisolla. Quella partita lascia l'amaro in bocca. Sì, la tua disamina è giusta, però ripeto, io cerco di guardare, diciamo, nel complesso l'annata, e valutando tutte le difficoltà che ci sono state, io ritengo che alla fine è stata un'annata positiva. Certo, se andiamo a valutare le singole partite, come giustamente dici tu, alcune lasciano l'amaro in bocca, il rammarico, ma abbiamo fatto anche delle partite tipo quella di Taranto, ma pure, ripeto, l'ultima, la partita di Siena nei quarti di andata dei playoff, che la squadra ha dato tutto, che la squadra in condizioni di emergenza si è compattata e ogni partita è stata veramente giocata al massimo. Quindi, e poi ripeto, questo è un campionato anomalo, quindi è difficile pure valutare le condizioni tecniche, perché questo campionato, come giustamente hai notato tu, siamo andati a fasi alterne per noi, per le altre squadre, quindi globalmente ritengo veramente che questi ragazzi vanno elogiati, io ci metto anche lo staff tecnico, perché ho visto che hanno dovuto lavorare in condizioni veramente difficili. E tutto sommato abbiamo portato al termine per il nono anno consecutivo una stagione ricca di soddisfazioni, anche se poi c'è anche quel piccolo rammarico che poteva far avere qualcosa in più, però globalmente ritengo che rimane un'annata, valutando tutto, un'annata positiva per la Secco Service. Angelo, ti voglio fare, prima di restituire la linea a Dario da Reut, che vedo ancora collegato, rapidissimamente tre considerazioni. La prima relativa alla stagione invece di Pedron, perché Pedron secondo me è stato a lungo, soprattutto nei momenti migliori, trascinatore di questa squadra, un giocatore di cui si parla secondo me sempre troppo poco. Questa è la prima domanda, dimmi se sei d'accordo o meno. Sì, Matteo è un giocatore, come io sono pienamente d'accordo con te, perché oramai c'era già stato ad Ortona, questo è il terzo anno che gioca ad Ortona, anche se non consecutivamente, però a livello di A2 è uno dei migliori, se non il migliore palleggiatore che c'è in circolazione, ed è un valore aggiunto, lo è stato anche quest'anno. Forse io non sono un tecnico, però secondo me caratterialmente, se fosse un po' più determinato, potrebbe ambire anche ad arrivare in Superlega, perché dal punto di vista tattico-tecnico mi sembra un giocatore veramente di serie superiore. Sono pienamente d'accordo con te, sposo questa causa, l'ho detto tante volte anche durante le mie telecronache. È un giocatore più da uno che da due, diciamo una via di mezzo tra la 1 e la 2,
forse anche gli manca qualche centimetro in più, ma è un giocatore straordinario. Chiusa sta parentesi, ancora due domande rapidissimamente. Se la squadra fosse stata sempre al completo, con Cantagalli in buone condizioni, Shavrak dall'inizio, con il campionato che hanno fatto parallelamente i giocatori, diciamo, delle seconde linee che citati poco fa, Marinelli eccetera, secondo te l'Ortona avrebbe ottenuto ancora di più? Certo, non si può dire, però insomma, sai, un pensierino uno ce lo fa. Sì, secondo me sicuramente la tua disamina è corretta. Anche per i cambi a disposizione. Varak praticamente non l'abbiamo avuto mai. Si è operato al menisco, ha fatto il fatica. Covid, di tutto. Lo stesso, non ci dimentichiamo che è un dato statistico che però dimostra anche il valore del giocatore. Non ci dimentichiamo che Cantagalli nella partita della regular season interna con il Siena ha fatto 46 punti, ha fatto un record, tutti i record, rimarrà negli annali della pallavolo italiana. E ripeto, torniamo sempre allo stesso discorso che facevamo all'inizio. E il rammarico c'è, e poi però non più di tanto, perché le defezioni di Cantagalli e dell'Ucraino hanno fatto in modo che, cioè, da lì si è dimostrato il valore della squadra, perché chi li ha sostituiti degnamente. E quindi anche quelle defezioni sono venute anche delle note positive per chi è sceso in campo al posto di due giocatori che sicuramente in condizioni fisiche normali sarebbero stati titolari. Però questo fa, no, per me non fa altro che aumentare il merito di una stagione sfortunata per certi versi, ma dove anche le seconde linee, quando sono state chiamate in causa, hanno risposto presenti. Questo è la dimostrazione che il gruppo c'erano tutti i presupposti per poter fare un campionato, ripeto, alla fine, che è stato ampiamente positivo. Angelo, ancora due domande e abbiamo concluso. Per quanto riguarda i tifosi, la tifoseria ortonese è conosciuta un po' dappertutto in Italia, soprattutto quella, naturalmente mi riferisco, di pallavolo. Quanto è mancato il pubblico alla squadra e soprattutto a voi dirigenti, che vi eravate fin troppo affezionati, soprattutto a un gruppo di tifosi, Dragon e così via, che erano venuti sempre anche in trasferta, in tutte le trasferte d'Italia, nei vari campionati? E questo purtroppo vale da bene. Parliamo sempre dal fatto, dal presupposto, che purtroppo questo è stato per via di questo maledetto Covid, è stato un problema per tutte le società. Nel caso nostro specifico il problema si è ancora di più sentito, perché giustamente, come dici tu, i dragoni sono famosi nell'ambito dell'Italia. Detto sì, va bene, ma loro capiranno lo stesso. Certo, sono diventati famosi nell'ambito della pallavolo italiana di vertice, perché è uno dei pochi gruppi organizzati che seguiva la squadra in casa, ma soprattutto in trasferta. Statisticamente uno dei gruppi sportivi organizzati che ha fatto più trasferte da quando l'Impavida gioca nel campionato di A2, quindi sicuramente ha pesato anche questo. Però ripeto, quest'anno torniamo sempre allo stesso discorso. Il discorso vale per tutti. È valso per tutti, anche se si è dispiaciuto, perché sapendo della passione che c'è nell'ambito della passione ortonese. Dico ortonese perché l'Impavida ritengo che non sia solo un discorso sportivo, nell'ambito della cittadina ortonese è un discorso anche sociale, e quindi il fatto che purtroppo non si è potuti entrare al palazzetto, non si sono potute organizzare quelle stupende trasferte, ci ha penalizzato sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, perché certo. I dragoni si identificavano molto con la squadra, con la società, tuttora collaborano con la società, però purtroppo, ripeto, quest'anno comunque la giriamo, siamo tutti stati vittime del maledetto Covid. Angelo, ti taglio perché c'è l'ultima domanda, l'unica scottante. Avremo qui la settimana prossima ospite il direttore generale, che è Andrea Lanci, e ci parlerà anche del futuro dell'Ortona. Fra due settimane dovremmo avere anche il sindaco della città di Ortona, perché si parla molto del futuro. Vorrete arrivare sì o no a questo decimo anno? Perché il Pineto vuole fare il derby in A2, logicamente. E l'Ortona vuole arrivare al decimo anno, sarebbe veramente un bel record, 10 anni di fila di A2. Ci sono delle difficoltà oggettive, lo sanno tutti.
facciamo insieme un augurio, facciamo, per chiudere questo collegamento con te. Ma Sergio, io accetto volentieri le tue riflessioni, però ritengo prima una cosa, sono nove anni consecutivi di campionati di A2 e va dato merito alla famiglia Lancio, che è la proprietà. D'accordo, abbiamo detto tante volte. In nove anni l'hanno tenuta con una dignità, con una serietà, con una professionalità che veramente... meritano tutti il rispetto, meritano il ringraziamento dei tifosi, il ringraziamento della città per quello che hanno fatto per questa società. Fatta questa premessa, sì, il futuro al momento è un po' nebuloso, però si spera che con l'aiuto dell'amministrazione, facendo gruppo, come si dice in questi casi, riusciamo a festeggiare il decennale della partecipazione al campionato di A2. Però ripeto, io sono convinto che la famiglia Lanci farà di tutto per continuare questa bella avventura, e lo meritano per quello che hanno dato in questi anni, che ci hanno fatto vedere una pallavolo di vertice, ci hanno fatto vedere ad Ortona dei campioni, ci hanno fatto vedere una pallavolo che veramente per tutti gli appassionati, non solo di Ortona, è stato un esempio bellissimo. Per l'intera regione, sono d'accordo con te. Avete onorato davvero l'Abruzzo, non lo dici perché sei un dirigente dell'Ortona, ma perché è proprio così. È condivisibile in pieno quello che hai detto, soprattutto per la serietà di una società, per la quale io ti ringrazio per il collegamento. Grazie Angelo Paris. Grazie a voi. E visto che abbiamo parlato del Pineto, abbiamo detto che il Pineto vorrebbe fare il derby di A2, riprendiamo con il filo conduttore con Dario e congediamo il nostro Angelo Paris, e buon proseguimento di visione di un'altra partita che non c'entra niente con la pallavolo. Dario, allora, abbiamo parlato anche un attimo fa, non so se hai sentito, ho fatto una battuta sul Pineto, sugli obiettivi del Pineto, che gradirebbe moltissimo fare il derby con l'Ortona in A2. Ma questa squadra effettivamente è stata costruita, lo chiederò anche a Guido Abbondanza fra un po', per arrivare lontano, o un campionato di transizione, come dicono molti presidenti che invece pensano ad altro? Innanzitutto voglio fare l'in bocca al lupo all'impavido Ortona, perché ha rappresentato per tanti anni la pallavolo importante nella nostra regione, in tutta Italia. Come diceva lui, la famiglia Lanci è una famiglia straordinaria, perché ha creduto fortemente in questo sport, e ci vorrebbero tanti presidenti come loro che portano avanti questo progetto. Quindi da parte mia, e soprattutto da parte, immagino, di tutto lo staff del Pineto Volley, non possiamo che fare i migliori in bocca al lupo, nella speranza di vederci in A2. Ecco, siamo arrivati alla domanda che mi hai fatto. Certo, l'hai detto, sei stato molto la squadra è nata sicuramente per far bene. Sapevamo di avere giocatori importanti, alcuni giocatori arrivavano da campionati dove non erano stati sicuramente brillanti. Voglio parlare di un team Eld che questa sera ha fatto una partita straordinaria, che sta facendo un campionato importante. Pazzesco. E che arriva da un Bolzano come quarto schiacciatore in una città che è retrocessa. Quindi i meriti vanno sicuramente, innanzitutto io ringrazio lo staff, perché oltre agli allenatori, al preparatore, alla nostra fisioterapista, che ormai sono 8 mesi che vivono al palazzetto a contatto con i ragazzi, hanno permesso a questa squadra ovviamente di crescere in maniera continua e costante. Gianni ha fatto sicuramente un lavoro importante, un allenatore che sappiamo sa lavorare con i giovani, per cui noi vorremmo, la società vorrebbe salire in Serie 2. Ovviamente il percorso adesso diventa sempre più difficile, andiamo a affrontare una squadra domenica che ha fatto un campionato importante, anche se adesso mi diceva Forese che il Galatina, che è arrivato secondo, è stato eliminato dal Lecce. Addirittura? Questa che è arrivata decima. Nona decima. Quindi a dimostrazione amoroso, che questo è un campionato... È un derby salentino, però, insomma, è clamoroso. Aveva già vinto il Lecce nell'ultima giornata lì a Galatina, sì, sembra un 3-2. Aveva già vinto il Lecce nell'ultima giornata, adesso mi dicono che è stato eliminato, come è stato eliminato il Bergamo in Serie 2, come sta facendo fatica Grottazzolina che ha fatto? Ce l'ha fatta? Il Grottazzolina sta vincendo 2-1, mi dicono. Cioè, questa è la dimostrazione che questo è un campionato dove
ogni partita è una partita a sé. Noi abbiamo, secondo me, grandi possibilità, abbiamo le carte in regola per fare bene. Sono convinto che questa sia una squadra che può fare bene. La società è una società importante. Guido, che adesso vedo arrivare in diretta, è un presidente che crede molto in quello che sta facendo, la famiglia sua, i nostri sponsor. Stiamo cercando di gettare le basi per un progetto importante che ci veda magari riuscire a ripercorrere lo stesso percorso che Ortona ha fatto fino ad oggi. È un'impresa difficile, ma ci sono i presupposti per fare bene. La società sta crescendo, è pronta, piano piano stiamo migliorando. Anche per rinverdire i fasti della 1 di tanti anni fa, 2007, se ricordo bene quegli anni lì, 2007-2008. Sì. Pineto sicuramente è una realtà che ha vissuto la pallavolo anche di alto livello, quindi non è un territorio che non conosce questo sport, anzi è un territorio che ha vissuto momenti importanti. La famiglia Abbondanza, la persona di Guido, è subentrato insieme a Graziano e a tutti quanti, e stiamo chiaramente tutti quanti insieme lavorando per portare, speriamo, a Pineto il prima possibile la pallavolo che secondo me questa città e questa società si merita. Sì, tra l'altro raggiunse la 2 tanti anni fa, stiamo parlando precedenti a quelli della 1. Se ricordo bene un certo Wilson, ma stiamo parlando di una vita fa, e tu non eri ancora nato. Vabbè, tu hai giocato anche un campionato, anche dei campionati con il Pescara al massimo livello, quindi sappiamo che certo. Giocatore sei stato. Adesso hai un'altra funzione. Prima di lasciarti, perché adesso c'è lo stacco pubblicitario, soltanto un flash, proprio brevissimo, devi essere bravo a rispondere in poche battute. Ha parlato di rimpianti con l'Ortona, rimpianti anche per il Pineto che è stato primo e invece è finito quarto nella regular season? Io non ho questi rimpianti, no. Credo che una stagione è fatta di momenti, abbiamo vissuto momenti difficili all'inizio senza l'opposto, momenti importanti con 11 vittorie consecutive, abbiamo accusato un momento di flessione con 3 sconfitte, ci siamo ripresi, abbiamo battuto la prima della classe in casa l'ultima giornata e abbiamo passato il turno adesso, quindi io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino adesso, anzi direi sono molto felice. Grazie Dario, grazie a noi, c'è uno stacco pubblicitario, poi riprenderemo col presidente che già si è accomodato, però di a Massimo Foresi di tenersi pronto, non mancherà Massimo soltanto Foresi mi sostituisce. Certo, mancherà solo il collegamento con Rosichini, perché il mister non è tecnologico e quindi non sa collegare la questione dello Zoom, siccome è a casa per conto suo non riesce a farlo, solo per questo, ma lo ospiteremo in un'altra circostanza. Allora, c'è uno stacco pubblicitario, ricordo che l'Abba Pineto, per chi si fosse sintonizzato solo ora ha superato la fase degli ottavi, è andata nei quarti di finale dopo aver battuto la Versa in gara 3 a 3-0 a 12, 14 e 16, quindi risultato indiscutibile. Adesso c'è uno stacco pubblicitario, ecco, stiamo rivedendo un attimo anche in grafica, perfetto, grazie alla regia. Adesso c'è uno stacco e poi riprenderemo col presidente Guido Abbondanza. A dopo. Bene, eccoci tornati in diretta e abbiamo collegati due soggetti particolarmente felici. Uno che sta come un papa sulla sua poltrona, in realtà non è il presidente papa dell'Altino, ma è come un papa, cioè Guido Abbondanza. Buonasera Guido. Buonasera a tutti quanti. C'hai anche gli occhiali da grande uomo questa sera. No, non è da grande uomo, che a una certa età poi non una si certa vede età, più, sì, quindi bisogna organizzarsi. A questa età. E c'è anche Massimo Foresi, che è il direttore sportivo, che non riesce ancora a digerire la pizza, comunque sta ancora masticando. Vabbè, no. È una provocazione verso di noi che stiamo qui soffrendo, tra virgolette. Allora, prima di passare di nuovo al Pineto, che ho ricordato poco fa, prima del break pubblicitario, ha vinto 3-0 con la Versa, gara 3, quindi ha superato il turno e va ai quarti, dove incontrerà il Motta di Livenza, di cui parleremo dopo, provincia di Treviso, Motta che ha vinto contro il Torino. 3-1, se ho capito bene, se ricordo bene. Allora, tre risultati che riguardano recuperi. In B maschile, l'Alba, naturalmente non è un recupero di oggi, ha perso 3-0 col Macerata 23-17-19, ma l'Alba Adriatica aveva già superato la prima fase, quindi giocherà anche la seconda. Per quanto riguarda la B1 femminile, la formazione della Connetti.it Chieti aveva vinto fuori casa sul campo del Trevi in settimana, 3-2, 25-14, 25-14.
14 i primi due set, poi ha perso a 10 e a 15 il terzo e il quarto, vincendo al tiebreak 15-9. Però questa sera la squadra di Teatina ha perso per 3-2 sul campo del Cisterna, 25-21, 14-25, 25-17, 20-25, 15-10, con una grande prestazione della coppia Comotti-Gogna, 17 punti a testa, 14 punti la Tellaroli e 10 punti per la Di Paolo. Il Cisterna, se ricordo bene, sale a quota 13, Chieti 9, a 4 punti, c'è un posto a disposizione per passare il turno e andare alla seconda fase. Però mentre il Cisterna dovrà giocare lo scontro diretto a Nocciano, dove gioca appunto Chieti, domenica prossima 25 aprile, lo scontro diretto decisivo, Chieti deve anche recuperare giovedì prossimo, altro giovedì, sul campo del Santeria, quindi la squadra neroverde è ancora tutta intatta, la possibilità di passare al secondo turno. Chiusa questa parentesi, vi ricordo che la seconda fase campionata di Serie B è prevista nel mese di maggio, dalla seconda settimana in poi. E allora partiamo da chi? Da Guido? Guido, io ho detto felice, io direi felicissimo, giusto? Ma questa squadra, l'ho chiesto già a Dario, che squadra è? Qual è quella vera? Quella che vince tranquillamente 3-0 in gara 1? Quella che invece perde clamorosamente 3-1 ad Aversa? O quella di questa sera? Guido, tu mi rispondi? Guido, mi hai sentito? Ah, pensavo che parlavi con Massimo Foresi. No, ho detto Guido Abbondanza, presidente. Sì, sì, ok, ma c'ho l'audio disturbato. Comunque, adesso ho capito la domanda. Ma, qual è il vero volto, insomma, del Pineto? Eh? Qual è il vero volto del Pineto? Vero volto del Pineto? Ah, guardi, io ho sempre pensato che il vero volto del Pineto è stata la partita di andata, quella giocata domenica scorsa, o meglio due domeniche fa, domenica abbiamo giocato ad Aversa. Secondo me la superiorità con Aversa è stata netta ed è netta ancora, nel senso che io credo che la nostra squadra è una squadra molto più attrezzata, molto più organizzata per di quella di Aversa. Io credo che oggi noi abbiamo forse la diagonale più forte del campionato sicuramente, ma anche i due martelli. Questa sera Tim ha fatto una prestazione spettacolare, ha fatto il 100% in attacco, tirando anche quasi non tirando mai a tutto braccio, aggiustando sempre la palla e cercando di piazzarla sempre nel pertugio quello giusto, e quindi io credo che ci vuole anche l'intelligenza e questa squadra ne ha. La stessa domanda la faccio pure a Massimo. Massimo, ci sei? Oppure sei tornato a stuzzicare qualche arrosticino? No, no, ho mangiato, ci sono. Ah, stai in una fase digestiva, va bene. E allora, tu invece cosa pensi? Il presidente ha detto il vero Pineto è quello che abbiamo incontrato in gara 1. Poi ci sono stati due eccessi, tra l'altro al contrario. Sì, ma io penso, sì, sicuramente in gara 1 ci ha aiutato comunque a partire con questa vittoria e la squadra ha preso consapevolezza. Domenica giù abbiamo fatto non nella nostra partita. E anche loro comunque hanno fatto una buona partita, ci hanno messo in difficoltà soprattutto in battuta, e quindi la partita l'abbiamo persa. Oggi ho visto una squadra che aveva la grinta e la voglia di vincere e non ha mollato un pallone. E penso che sia stata una delle partite più belle del campionato, perché c'era una grinta, una voglia, una passione, una determinazione di portare a casa questo risultato tanto sperato, e domenica ci andiamo a giocare la semifinale. Presidente, avere una squadra del genere che cosa significa? Anche assegnare la fiducia che le spetta fino in fondo e puntare dritto al traguardo finale? Oppure pensi che questa squadra abbia dei limiti, diciamo così, di temperamento, non di carattere, è una cosa un po' diversa, per cui alla prima difficoltà certe volte rischia di scivolare? No, io
Io penso che questa squadra ha gli attributi per arrivare fino in fondo. Poi, come si dice in ambienti, no, da bar dello sport, la palla è tonda. Però io credo che questa squadra è attrezzata per fare bene e per arrivare fino in fondo. Secondo me, come ho detto prima, abbiamo una squadra allestita molto forte, dalla Diagonale ai Martelli. Io credo che siamo organizzati per arrivare fino in fondo. Poi lo sport si vince e si perde, dobbiamo accettarlo. Però io ritengo che, come ho detto, siamo organizzati, la squadra è attrezzata per fare bene. È chiaro che l'innesto di Morelli a inizio, dopo l'inizio del campionato, ha dato una svolta importante alla nostra stagione, perché avevamo la consapevolezza di essere una buona squadra anche a inizio stagione, ma con Morelli ritengo che ci ha fatto fare il salto di qualità, ha trascinato il gruppo, l'ha fatto crescere, lo sta facendo crescere, e quindi si è creato un buon mix, e penso che, come dire, ce la giocheremo, dai, questo è sicuro, ce la giocheremo. Allora, intanto chiedo, per favore, c'è una voce in sottofondo, non so se dalla parte dove è Massimo oppure dove è situato Guido, quindi qualcuno che parla si sente tale quale qui in diretta, dà fastidio più che altro a quello che dici tu. Non dà fastidio invece il modo splendido con cui voi avete vinto nettamente questa sera. Ha detto una cosa giusta Massimo Forese poco fa, cioè che c'era una carica speciale di questa squadra, come se volesse dimostrare noi non possiamo essere quelli che avete visto da Versa in gara, naturalmente due, e due in tutti i sensi, perché avete perso pure in campionato, peraltro lì 3-0 addirittura, non 3-1 come in gara 2. È vero questa carica così, che fa parte dell'aspetto buono del carattere di questo gruppo, giusto Guido? Assolutamente sì. Io l'ho detto prima, la squadra, ieri sera sono stato tra l'altro anche al palazzetto e ero convinto, sono andato a salutare i ragazzi ed ero convinto di questa prestazione, tant'è vero che ho detto ai ragazzi: domani sera io vinco e voi vincerete con me. Hanno capito subito il messaggio, hanno ricevuto subito il messaggio che, come dire, questo doveva essere perlomeno il primo step che questa società si era prefissata. Poi, andando avanti, ecco, adesso domenica andiamo a Morta di Livenza, come dire, loro hanno, pare che abbiano ammazzato il campionato del girone, dell'altro girone, e quindi pare che sia una squadra molto attrezzata, però perlomeno volevamo passare il turno questa sera, fare una prestazione bella, convincente, e adesso si apre un'altra stagione, cercheremo di giocarcela. Ma io ripeto, sono convinto che non abbiamo fatto nulla, perché il percorso è ancora molto ma molto lungo, ci sono ancora tante partite e la situazione sanitaria può comunque in qualche modo alterare la partita, ci sono tanti fattori, tante variabili che possono determinare un percorso e un cammino. Quindi noi questa sera in qualche modo stiamo gioiendo, stiamo compiacendoci, però il percorso è ancora lungo e non abbiamo ancora guadagnato nulla, quindi piedi a terra. È giusto questa sera, come dicevo, compiacersi, è giusto guardarsi allo specchio per caricarsi, però allo stesso modo c'è una strada ancora molto lunga e molto in salita, e piano piano cercheremo di salirla. Ho parlato del pubblico di Ortona, ma quanto a voi sta mancando quello di Pineto? Troppo. Inutile dirlo, l'ho detto tante volte ormai, non ho più parole su questa cosa. Mi auguro, si parla che dal 2 di maggio, vero Massimo? Sì, no? Sì. Hanno praticamente, è uscito un comunicato oggi, hanno detto che apriranno i teatri e i cinema il 2 maggio e i palasport li aprono il 2 giugno.
cioè una cosa, 2 giugno i campionati sono finiti, quindi che riaprono non so chi ci va, purtroppo. Speravo di fare di passare il turno e fare gara 2 a Pineto con il pubblico, sinceramente, quantomeno il 20-25% della capienza del nostro palazzetto, che a Pineto il pubblico c'è sempre stato e quest'anno è un dispiacere vederlo vuoto. Massimo, parliamo dell'avversario, lascio a te questo argomento. Che cos'è questo Motta di Livenza? Sì, anche perché relaziona anche a me, perché non la conosco, non conosco ancora l'avversario, quindi perfetto, il direttore sportivo adesso è chiamato a relazionare. Esatto, sentiamo un po'. Allora, è una squadra sicuramente giovane, che ha fatto un campionato stratosferico, perché è arrivata prima, ha fatto 17 vittorie consecutive, e hanno un opposto, un classe 2000, il miglior opposto, penso, uno dei migliori opposti della 3. E stasera hanno vinto 3-1, una partita difficile, e l'opposto gli ha fatto 34 punti. Sono stato al telefono con un loro dirigente, abbiamo concordato che domenica giochiamo alle ore 18, gara 1, da loro. E sarà difficile, perché comunque loro sono molto bravi in battuta. E avendo un palazzetto non tanto alto, diciamo, non come i nostri 12 metri, quindi è un'arma molto importante per loro questa cosa della battuta. È una squadra comunque giovane, che gara 1 ha sofferto contro Torino, che era arrivata ottava, mi sembra, però alla fine l'ha vinta 3-2 con l'opposto che ha fatto 41 punti. Mentre gara 2 a Torino hanno perso male domenica scorsa 3-0. Oggi perdevano 1-0 e sono riusciti a vincere la partita. È una squadra, come ripeto, giovane. Sarà difficile. Sì, può succedere di tutto, però ecco, cioè, nel senso, adesso ci siamo e noi vogliamo sognare, quindi domenica allora, andremo Massimo, lì. Riepiloghiamo un po' gli appuntamenti. Sì. Hai detto domenica prossima, domenica, alle 18, sì, gara 1 dei quarti di finale a Motta di Livenza. Poi dovremmo giocare gara 2 domenica 2 maggio a Pineto. L'orario, per adesso è alle 18, però ecco, deve essere comunque concordato con loro. Eventuale gara 3 ci sarà mercoledì 5 maggio da loro, in serata. E quindi faremo un'altra diretta con voi. Speriamo di no, dai. Guido, Guido, prima di collegarci con Partenio, perché poi sentiremo il capitano, che forse vedo già in linea, mi sembra di vedere. Ci sei, Pierpaolo? Eccoci. Ah, perfetto. Stiamo, ciao Pierpaolo. In collegamento con il presidente e con il tuo direttore sportivo. Buonasera. Allora, capitano, con te parlerò in coda alla trasmissione fra qualche attimo. Vedremo un po' l'aspetto tecnico e tattico di questa serata, dove Pierpaolo Partenio ha fatto il Pierpaolo Partenio e tutto il resto ha fatto il suo. Guido Abbondanza, noi parliamo sempre dei giocatori, vantiamo questo e quest'altro. Abbiamo sottolineato la straordinaria prestazione di Eld, quella dello stesso Partenio, ma anche la presenza di Morelli, e non da ora. Però nessuno parla di Rosichini. Che pensi del tuo mister? Perché per preparare una squadra a questi livelli ci vuole un grande mister. Questo lo penso io, non so tu. No, sicuro. Vabbè, è chiaro che se noi Rosichini lo abbiamo scelto in isocampionato, sapevamo di dover fare questo tipo di percorso, perché la squadra era organizzata per fare questo percorso qua. E quindi abbiamo creduto dall'inizio nel mister e continueremo a credere in lui, perché noi siamo tra l'altro una squadra molto giovane, solo Morelli ha 28-29 anni, il resto sono tutti ragazzi, hanno poco più che 20 anni, e quindi una squadra giovane. Quindi una squadra giovane, come dire, bisogna formarla, bisogna sia tecnicamente che caratterialmente. Quindi la mano sapiente di Rosichini sta facendo questo lavoro. Ma ripeto, era un progetto che è partito già così, perché sapevamo che
potevamo arrivare dove siamo ora, e adesso il mister deve dare, come dire, la stoccata finale. Quindi hai parlato in termini assolutamente e soltanto positivi. Ma sicuramente. Invece voglio sentire Massimo che cosa ne pensa di Rosichini. No, siamo assolutamente come prepara felici. Le partite, soprattutto sotto l'aspetto, diciamo, mentale. No, cioè una persona comunque che ha un'esperienza tale che gli permette comunque di preparare le gare, parla molto con i ragazzi, c'è sempre la battuta, cerca anche di sdrammatizzare, poi comunque ha un'esperienza che gli permette di fare questo nel migliore dei modi, quindi siamo felici, il merito è anche suo e soprattutto suo. Abbiamo costruito insieme io e lui durante l'estate una squadra buona che ha tante qualità e che con l'innesto di Morelli a novembre ha fatto quel passo in più che ci sta adesso permettendo di sognare. Pierpaolo, tu da capitano, qual è l'aspetto su cui insiste di più il tuo mister? Sicuramente l'aspetto difensivo, perché è un po' il termometro della squadra, ecco. Quando trovi delle persone in campo che sono disposte a sacrificarsi su ogni pallone, secondo me parte già da un concetto che il gruppo lavora per il compagno che è a fianco, ecco. Quindi sicuramente l'aspetto difensivo, il non mollare mai ogni pallone è un aspetto dove lui ci sofferma molto. E lavoriamo tanto in settimana, ecco. Quindi questo è quello aspetto principale. A proposito, tutto questo viene confortato dalle cifre di questa sera, 73-32 perfetta naturalmente, in ricezione. Nello specifico poi Cattaneo è andato abbastanza bene con 86-29, bene anche Paolo Cappio 64-29, 86-43 Held Team che ha sfoderato una prestazione favolosa sotto tutti i punti di vista. Però l'attacco questa sera è stato fenomenale. 71% offensivo, è una cifra bulgara, come si dice. Siete andati tantissimo avanti. Allora, partiamo dalla ricezione, che ovviamente devo fare i complimenti ai tre ricettori, perché al di là dei numeri non ricordo nessun pallone che sia caduto diretto per terra, ecco. Quindi già tutti i tentativi che ci sono stati per salvare la palla in qualsiasi modo. Di conseguenza questo ha permesso a me e gli attaccanti di giocare abbastanza agevolmente, ma al di là del cambio palla in sé per sé abbiamo gestito molto bene molti contrattacchi, che è molto importante questo aspetto. Siamo stati bravi a sprecare pochissime occasioni, credo che abbiamo qualche comurata diretta, ma per il resto credo che siano più i palloni che siano caduti diretti che non quelli che siano tornati nel campo nostro, ecco. Quindi secondo me è un lavoro che parte già dalla ricezione, il merito degli attaccanti. Parleremo con te fra un attimo, voglio chiudere con il presidente e con Massimo questo collegamento, anche se siamo in coda potete restare fino in fondo, mancano pochi minuti. Guido, questa domanda imbarazzante ma te la devo fare, tanto ci avrai pensato sicuramente. Tu hai tanta fiducia in questa squadra e anche nelle prossime partite. Toccando ferro, se dovesse andare male, la cosa non ti turberebbe? Punteresti sempre a rincorrere quell'ambizione che hai avuto quest'anno, che hai avuto l'anno scorso e che continuerai sicuramente ad avere? Questo però lo dico io? No. Sicuramente. Diciamo non ti ferma che... nessuno? No, assolutamente. Adesso diciamo che siamo concentrati su questo obiettivo e non voglio parlare di altro. Però è chiaro che finché
io sono al timone di questa società che rappresento, degli imprenditori che rappresento, e punteremo sempre a fare bene, punteremo sempre ai vertici della classifica. Io mi auguro che quest'anno ci possiamo provare, ci proviamo, e se non è ci riproveremo l'anno prossimo. Però non mi far parlare di queste cose perché no. No, ma era giusto che io te lo dicessi. Beh, perché volevo che tu l'ambizione, la fiducia, la forza, quello ti posso garantire che non mancherà. No, dicevo questo perché è una bellissima società quanto la Sieco Service Ortona, quindi ci farebbe piacere. Esploro un po' anche quello che è il pensiero di tutti gli abruzzesi, ci farebbe piacere che voi deste un seguito a questo campionato. In una stagione bellissima come questa, che non può che essere da premessa a una stagione ancora migliore, in un modo o nell'altro, in una categoria o in un'altra. Grazie. Assolutamente. O Sergio, perdonami, prima che vi lascio, volevo... Sì. Siccome lavoro con Massimo sì, sportivamente, siamo in contatto tutti i giorni, e io e la società parliamo sempre delle criticità e quindi parliamo sempre su dove migliorarci, come migliorarci, e prendiamo Massimo come parafulmine di tutte le problematiche che la società durante la settimana e comunque durante l'anno deve affrontare. Però questa sera gli voglio fare, come dire, un ringraziamento pubblico a nome della società per il lavoro che ha svolto finora e che sta svolgendo. Ha allestito una squadra insieme naturalmente al mister Rosichini, perché la squadra è stata allestita insieme al mister, quindi i meriti vanno divisi. Però Massimo ha fatto un lavoro veramente incredibile quest'estate nel cercare i ragazzi, nel come dire, scovare anche qualcuno che l'anno scorso non aveva fatto benissimo e invece quest'anno si è rilevato veramente un fenomeno. Quindi volevo fare complimento pubblico a Massimo, al mister. Grazie, presidente. Al mister e a Dario Daroit, perché hanno lavorato alacremente per arrivare dove siamo arrivati. Non abbiamo fatto nulla, non abbiamo conquistato nulla, però già abbiamo fatto qualcosa di importante. Grazie. Questo Massimo, ci tenevo a dirlo. Grazie. Massimo, vuoi aggiungere qualcosa? Mi sembra che valga più di una promozione quello che ha detto. No, ringrazio il presidente, sono contento, ma il merito va, diciamo, a tutto lo staff, al preparatore atletico Angelo Marola, alla fisioterapista e coach manager Emanuela Di Marco, agli addetti stampa, agli scout che abbiamo, agli allenatori che abbiamo, al secondo allenatore Iuri Di Pietro, al terzo allenatore Piero Zitelli, e a chi lavora sotto traccia come i custodi che stanno sempre qui al palazzetto. Quindi non abbiamo fatto ancora nulla, però ci crediamo, vogliamo andare avanti, siamo tipo come una grande famiglia, quindi cerchiamo di far stare bene i nostri ragazzi e siamo convinti che possiamo dire la nostra, quindi adesso ci siamo e vogliamo giocarci. Bene, io ringrazio anche te Massimo, anche se ti sei dimenticato di Michele Marano, lo speaker, lo saluto Michele, io, esatto. Anzi dovrebbe alzare un po' il volume dentro il palazzetto perché non si sente, da Pistoia la musica del Pala Santa Maria. Va bene, comunque ringraziamo e salutiamo affettuosamente Michele, salutiamo anche Fation, Dervish, eccetera, e tutto il gruppo Antonio Di Berardino, l'aspetto diciamo della comunicazione. Cioè, sono tanti che lavorano dietro le quinte. Cioè, adesso però ti devo interrompere perché devo sentire Partenio. Capitano, allora che ne pensi di un certo... Sergio, chiedo scusa, io ho un impegno, devo lasciare. Vai pure, Presidente, anche questo. Grazie, buona serata a tutti. Stiamo per concludere. Grazie, Presidente Guidano. Grazie, finito, ha vinto 3-0. Allora, Team Meld, 18 punti, Pierpaolo Partenio, ti chiamo in causa, 18 punti con 86-43 già detto, 13 su 13 negli attacchi con due muri vincenti, 100%. Che dobbiamo dire di questo ragazzo? Dobbiamo dire che era la sua giornata, ecco, no, è stato bravo a sfruttare al meglio ogni palla gli capitava sotto il braccio. E, no, è stata una bella partita, se...
è nato bene come il resto degli attaccanti. Ecco, lui magari è stato più fortunato perché non è stato difeso o murato una volta, però ecco, non mi piace parlare del singolo, più secondo me è un lavoro che parte, ecco, come dicevo, dalla direzione. Senti, io farei complimenti, apro e chiudo una parentesi in 10 secondi, anche a chi ti ha sostituito ad Aversa, giusto? A Mattia Catone, che ha fatto uno scorcio di partita buono in una serata non felice tua, ma ci può stare. E bravo Mattia, giusto? Sì, sì, io già ad Aversa avevo fatto i complimenti a Mattia per l'ottimo ingresso che era riuscito a fare, una situazione non semplice. E anche con quelle ricezioni un po' raffazzonate, mettiamola pure così. Sì. Ha fatto miracoli. È stato un lavoro abbastanza sporco per me e specificamente per Mattia, ecco. Però ci stanno giornate così. E mi è dispiaciuto quando ho saputo che non poteva allenarsi e di conseguenza non poteva venire agli allenamenti, alla partita, e perché comunque è un ragazzo che ci tiene, si impegna tutta la settimana, e quindi ecco, magari non vederlo oggi tra di noi e non poterci dare una mano, sostenere da fuori, è stato veramente un dispiacere, ecco. Non a caso il saluto finale, la foto conclusiva è stata fatta che tenevo in mano la paletta con il numero 3 in suo onore, ecco. Avete fatto benissimo. Trillini 11 punti, 86% offensivo con 6 su 7, ben 4 muri, bravissimo Stefano. Tu 4 punti con 60% e un muro pure vincente. 8 punti Cattaneo, 62% in attacco, 8 su 13, 100%, 3 su 3 anche Orazzi, Michele Orazzi in attacco con 2 muri vincenti e anche 2 ace, 13 punti per Morelli che ne aveva fatti ben 24 col 47% in attacco addirittura nella partita persa da Aversa, anche un ace per il buon Morelli e 4 muri vincenti, 47% offensivo anche questa volta, 13 muri complessivi della squadra contro i soli 3 dell'Aversa, che diciamo così si è arrangiato un po' col solito Chester, Davide Chester, ma voi straordinari a muro, straordinarie ricezioni in attacco dappertutto, anche 7 ace e pochissime battute sbagliate, contrariamente a quello che era successo ad Aversa, è stato anche un vostro limite. Siccome siamo in chiusura, quanto credi in un colpo a Motta di Livenza? Quanta fiducia hai sinceramente? No, io ho tanta fiducia, a maggior ragione oggi dopo una prestazione del genere, ma io sono consapevole e sono convinto che questa squadra possa fare bene in questo playoff, quindi ecco, magari non abbiamo passato il turno in 2 gare come tante persone si potevano aspettare, però questo è anche il bello del playoff. Io credo che tutte le squadre che entrano nel playoff entrano per merito, e si è visto perché Aversa comunque ci ha dato filo da torcere fino a 3. E ci credo perché comunque, ripeto, io guardo sempre il lato nostro, noi siamo un bel gruppo, stiamo bene, lavoriamo bene, e c'è entusiasmo, siamo giovani, quindi c'è tanta voglia di dimostrare, e per me questo è l'essenziale per andare avanti. Grazie al Pierpaolo Partenio, speriamo che non abbiate cali in quel di Treviso, a Motta di Livenza. Chiudo solo con i risultati, non c'è servizio questa settimana di Serie C. Nella C maschile, Campobasso Termoli 3-0, Sie Cortona Cetias Montesilvano nell'anticipo 1-3, Teate Avezzano 3-0, Torrione L'Aquila Termoli 2-3, Termoli ha giocato 2 volte, ha riposato il Teramo. Campobasso conduce con 21 punti, Cetias Montesilvano 12, 11 punti per la Teate, 8 per la Sie Cortona, 5 punti Termoli e Torrione L'Aquila, 3 punti per il Teramo, 1 punto per l'Avezzano. In C femminile, 8ª giornata, Pratola Cusaquila 3-2, Torricella Sicura Cetias Montesilvano 0-3, 0-3 anche tra Montorio e Nereto, ha riposato il Giulianova, Cetias Montesilvano conduce con 21 punti, Nereto 15, Pratola 14, Giulianova 8 punti, Cusaquila 7, Torricella e Montorio 2 punti. Chiudiamo col girone B della C femminile, Campobasso Conetti.it Chieti 2-3, non disputate Penne Junior Ortona e Loco Volley da Annunzio.
Nunziana, riposava il Cepagatti. Da Nunziana conduce con 9 punti, Cepagatti 7, Loco 6, Junior Ortona 5, Penne 4, Campobasso 3 e infine Connetti Chieti 2 punti. Anche qui ci sono tante partite da recuperare. Grazie ancora a tutto il gruppo pinetese che naturalmente ha festeggiato con noi questo passaggio ai quarti finale col 3-0 in gara 3 sull'Aversa. Ringrazio tutti, ringrazio anche Karim e Maurizio Dagui per la parte tecnica. Appuntamento per 11ª puntata mercoledì prossimo con Pallavolè. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.